Buonasera a tutti, benvenuti. Vi ringrazio di essere qui. A nome dell'Associazione Giochi Antichi siamo felici di avervi. Ringraziamo il Comune di Verona, la Biblioteca Pubblica e ringraziamo soprattutto il professor Pressburger che è venuto a parlare con noi e a raccontarci di Budapest, della sua infanzia, della sua vita e della dimensione del gioco in varie maniere tra la sua infanzia e le sue frequentazioni con il mondo letterario e le sue opere. Prima di iniziare però abbiamo il piacere di avere un saluto del console Istvan Manno, console generale d'Ungheria a Milano, che poi prego anche di venire qua. Sì, ci deve accompagnare in questa serata. Grazie mille, io come dire, sono un po' imbarazzato, non mi aspettavo questo attacco a tradimento, però sono ovviamente molto onorato e per questo che sono qua questa sera, perché per noi tutta questa organizzazione del Tocati è venuta casualmente, proprio adesso ne stavamo parlando. Ed è una cosa che secondo me è molto valida, quindi proprio come me l'aspettavo io e come spero che anche da parte degli amici del Tocati, del Comune di Verona, non abbiamo disatteso le aspettative. Poi un particolare onore, io ho conosciuto oggi il dottor professor Pressburger, per me è professore comunque, quindi professor Pressburger, e sicuramente sarà una serata piena di contenuti, anche perché oltre al fatto che comunque è un evento dove c'è molto folklore e noi comunque siamo molto orgogliosi anche dal fatto che l'Ungheria è un paese che ha dato tantissimo alla cultura europea, e possiamo parlare di tutti i campi della musica classica, perché l'inventore del pianoforte è praticamente il nostro Liszt, ma potremmo parlare di Bartók, di Kodály, potremmo parlare degli inventori, dei scienziati, che anche questa è una cosa poco conosciuta che noi abbiamo cercato di introdurre forzando un po' il cubo di Rubik oppure il gioco degli scacchi, dove abbiamo degli esponenti molto importanti. La penna birro, il frigorifero. Lorenza sa come sono logorroico, quindi termino anche qua, però è un grande onore che insomma veniamo accolti con tanta amicizia e insomma speriamo di poter portare avanti un discorso proficuo per entrambi, dove le persone possano, anche gli italiani possano capire insomma che non siamo tanto distanti come oggigiorno non siamo confinanti. La nostra lingua è molto arcaica per i comuni mortali, quindi c'è questa difficoltà della comunicazione, ma nonostante questo Marai, lo diceva il nostro scrittore che è molto, molto famoso qua in Italia, che non ci sono due popoli così vicini nell'animo come quello ungherese e quello italiano, quindi io spero che ci conoscete così e insomma ci prendete in amicizia e grazie della possibilità di poter essere qua in questa serata, quindi grazie. Bisogna dire che casualmente siamo qui, sembra che il console non abbia fatto nulla. In realtà, se non ci fosse stato lui, questo festival non sarebbe con l'Ungheria. E c'è stato un grande lavoro dietro, e siamo convinti che comunque l'Ungheria rimarrà nel cuore di tutti quanti, perché è un paese che ha della musica trascinante, un sacco di cose, e poi è già nel cuore di tutti perché la Via Pal è stata una pietra miliare nella vita di ciascuno di noi. Con il professor Pressburger, che oggi ha avuto ci ha fatto l'onore di iniziare la maratona di lettura e che ha detto
pochissime cose sulla Via Pal, invece di iniziare con le classiche domande sulla sua infanzia e sul gioco, forse lo lascio libero di spaziare, tanto è persona di grande cultura e di grande anche capacità, ho visto che porge le informazioni in maniera estremamente garbata e con grande, grande piacevolezza, per cui lascio a lui di parlare della Via Pal e della sua infanzia. E vi anticipo soltanto che è cresciuto vicinissimo a Via Pal e poi si è trovato a ritornare molti anni dopo di nuovo nella zona di Via Pal come direttore dell'Istituto di Cultura Italiana a Budapest, che è vicinissimo a Via Pal. Per cui Via Pal sembra essere un pattern, un motivo che ritorna nella sua vita. Preferisci questo? No, per me è differente. Se funziona? Sì, funziona, sì. Lei. Va bene. Prima di tutto saluti al signor Console, ringraziamento per la sua presenza, è stato molto gentile a venire qua, e ringraziamenti sinceri a voi che siete qui e che ascolterete un po' di chiacchiere che farò e cercherò di parlare di cose che vi possano interessare. Prima di tutto dell'Ungheria, dei ragazzi della Via Pal, eccetera. Vorrei cominciare così. Sì, forse funziona meglio quello. Sì, così non lo devo tenere. Vorrei cominciare raccontando che finché avevo dei parenti in Ungheria, adesso ce n'ho ancora, ma molto, molto, molto lontani, non sono praticamente neanche parenti, tutti gli altri sono morti. Ma finché erano in vita, mia madre, mio padre, eccetera, andavo spesso in Ungheria, prima di essere stato nominato direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, e andavo spesso in automobile da Trieste, dove abito da qualche vent'anni, un po' di più, e cherche la femme. E andando in automobile mi ricordo una volta mi sono fermato in una trattoria in Croazia, che bisognava attraversare un pezzo di Croazia, e c'era una gentilissima signora che serviva i piatti, elegantissima, con un grembiule di pizzo, eccetera, e mi ha domandato: ma dove sta andando? E io ho detto: in Ungheria. E in tedesco parlavamo. E questa signora ha detto: ah, Ungarn, hohe Kultur. Così ha detto, alta cultura. E da questo ho capito in che considerazione era tenuta giustamente l'Ungheria, perché è quello che penso anche io, cioè la cultura ungherese negli ultimi 2-3 secoli ha dato moltissimo alla cultura europea e mondiale, e non solo quella letteraria, musicale o di arti figurative, ma anche nel campo delle scienze. In Ungheria ci sono 11 premi Nobel. È un paese relativamente piccolo, no? 10 milioni di abitanti, come la Grecia, come il Portogallo. Come la Lombardia. Come la Lombardia. Come la Lombardia, sì. 11 premi Nobel, perché nel campo della scienza l'Ungheria ha mostrato lungo tutto, da quando esiste il premio Nobel, un'eccellenza assolutamente unica. Grandi invenzioni, a volte anche pericolose, tipo le armi nucleari, eccetera. Però oggi ho visto un pezzo di Dottor Strano Amore, non so come mai Rai 3 ha trasmesso un pezzo, e il protagonista è modellato sulla figura di uno scienziato ungherese. Vabbè, detto questo, voglio dire che anch'io devo una buona parte della mia
formazione culturale all'Ungheria, perché gli studi fino alla fine del liceo l'ho fatti lì, e con eccellenti insegnanti e con tanti concerti che si potevano ascoltare spendendo anche pochi soldi, teatri eccetera. E poi basta andare non solo a Budapest ma anche in altre città ungheresi per vedere che dispendio di fantasia e di creatività c'è nell'architettura delle città ungheresi. E per molto tempo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, questi edifici sono stati un po' trascurati, forse non c'erano risorse economiche per restaurarli, forse, come qualcuno dice o afferma, perché quel tipo di architettura dava fastidio, perché era un'architettura per lo più di forte stampo, diciamo così, borghese. Qualcuno lo chiamava architettura di gesso, no? Perché le facciate delle case d'abitazione erano molto decorate con rilievi in gesso, eccetera. Ma comunque Budapest probabilmente la conoscete in parecchi tra i presenti, perché è una delle più belle capitali danubiane, quello sicuramente, ma europee, maestosa, piena di vita, eccetera. Insomma, adesso è inutile che spenda le parole che voi ce l'avete dentro di voi, e insomma, queste parole rappresentano fatti evidenti e innegabili. Ma anche avrete constatato personalmente, se avete fatto i turisti in Ungheria, che le persone hanno una forma di gentilezza d'animo un po' che comincia a essere un po' rara in Europa, perché se un po' i rapporti umani si sono un po' imbarbariti, e basta guardare quello che succede nella nostra televisione, dove tutti vorrebbero far tacere gli altri, gridano gli uni contro gli altri, ma comunque questa è un'altra faccenda, non è, gli italiani non sono da meno in gentilezza e simpatia, e devo dire che io sono molto, molto profondamente grato agli italiani, generalizzo perché ne ho conosciuti tanti, perché mi hanno accolto quando sono venuto in questo paese 19enne, senza conoscere assolutamente nessuno, senza aver finito gli studi e quindi abbandonato a me stesso, cioè abbandonati, perché siamo venuti in due, mio fratello gemello e io. Il gemello purtroppo è morto ormai quasi 30 anni fa, giovane. E però ci hanno accolti veramente con molta simpatia e senza nessuna riserva, senza remore, e sono stati sempre tutti gentili. Non ho mai sentito una parola che alludesse al fatto che io non ero italiano finché non ho ricevuto la cittadinanza italiana, mai. E quindi e per me questo ha significato tanto. Gli anni che ho speso della mia vita tornando in Ungheria dopo tanto, tanto tempo come direttore di questo bellissimo Istituto Italiano di Cultura, adesso vi dirò che cos'è, sono stati tra i più belli della mia vita. E all'inizio del mio mandato, che è durato 2 volte 2 anni, andavo di liceo in liceo, dove si insegnava la lingua italiana, a parlare con i ragazzi, chiedere collaborazione per l'istituto, eccetera, simpaticissimi ragazzi, e ogni volta che mettevo piede in una classe mi domandavano: ma lei cosa si sente, italiano o ungherese? Voi cosa avreste risposto? No, cittadino, cioè cosmopolita, no?
E, non so, ma siccome la domanda era molto precisa e la risposta sarebbe stata in quel modo un po' elusiva, dopo un po' di riflessione ho elaborato questa risposta standard che a un certo punto avevo deciso di dare. Tutte e due. Perché così come geneticamente non esiste una popolazione della Terra che sia univoca, cioè solo un apporto genetico, non c'è nessuna persona al mondo. I genomi sono costituiti da tanti apporti. Poi non parliamo dell'Italia, dove sono venuti tutti a depositare i loro geni, e quindi, ma anche in Ungheria, dappertutto è così. Anche nella famosa Germania che ha vantato la sua pulizia genetica, sono tutte balle, perché non è così. E quindi, come esiste nella genetica questo fatto, così esiste anche nei sentimenti di appartenenza. E io mi sento appartenere alla nazione ungherese, allo stesso modo alla nazione italiana. E a tutte e due voglio molto bene, in tutte e due ho molti amici, ho tanti amici anche in Francia, anche in Inghilterra, in Germania, però Italia e Ungheria sono quelli dove ho più amici. Quindi questa risposta l'ho ritenuta equa e corrispondente alla realtà. Va bene, fatto questo preambolo, parlo brevemente di questi ragazzi della Via Pal, poi vorrei parlare brevemente, visto che l'occasione di ritornare a Verona, non so quando si presenterà, di un mio libro che è uscito ultimamente. E tra l'altro apro una piccola parentesi prima di toccare il primo argomento, la Via Pal. E senza eccezione, tutti i libri che, tranne uno che parla di altre cose, sulla fede, che una signora mi ha portato prima per firmarlo, le storie di tutti i libri di narrativa che ho scritto, 13 o 14, si svolgono in Ungheria. Ed è lì quello che io, quando ho cominciato a scrivere narrativa, mi sono prefisso. Un connubio tra una realtà, quella ungherese, anzi di Budapest, e una lingua che non appartiene a questa realtà, l'italiano. Ma secondo quello che avevamo pensato con mio fratello gemello, col quale abbiamo scritto i primi due libri, questa versione inedita di connubio letterario era quello che dava un certo interesse anche a questi racconti, non solo per le storie in sé, i personaggi in sé, ma anche questo apporto linguistico. E dovete sapere che, lo sapete sicuramente, anzi, che buona parte della letteratura degli ultimi 20-30 anni è dovuta ad autori non di lingua madre, cioè che non scrivono nella loro lingua madre, come me, che non ho come lingua madre l'italiano, ma scrivo in italiano. Ce ne sono tanti altri, anche grandissimi nomi. Samuel Beckett, per esempio, che ha scritto quasi tutte le sue opere in francese, mentre lui è irlandese. Quindi quello che avrebbero insegnato a lui se fosse rimasto in Irlanda sarebbe stato l'inglese, perché gli inglesi un po' hanno cancellato, ma gli irlandesi stessi, il vecchio gaelico, che è una lingua indoeuropea, ma non ha niente a che fare con l'inglese, che gli irlandesi parlavano. Ma, per esempio, famosissimo esempio, Joseph Conrad, grande scrittore inglese, non era inglese per niente, era polacco. E
Apollinaire, anche lui era polacco, Kafka, che era nato a Praga ma scriveva in tedesco. Insomma, tanti altri grandi, grandi nomi. Improvvisamente, nel Novecento, si è così allargato l'orizzonte della scrittura. E ci sono anche casi molto strani che stupiscono, per esempio, il barone di Münchhausen. Sapete in che lingua è stata scritta? Non in tedesco, in inglese, da un tedesco. Questo tedesco, un certo Raspe, ha dovuto scappare dal principato dove era nato e aveva vissuto, perché ha rubato una medaglia della collezione di medaglie del principe del suo principato, ed è andato in Irlanda in una miniera a fare il contabile, e per fare un po' di soldi ha scritto in inglese questo suo romanzo che si chiama Il barone di Münchhausen, che fino alla fine del secolo passato, anzi di 200 anni fa, cioè dell'Ottocento, è stato uno dei romanzi più famosi della terra. È un tedesco che ha scritto in inglese. E ultima considerazione: tutti gli scrittori italiani fino a 50-60 anni fa hanno scritto una lingua che non parlavano, perché nessuno di questi scrittori era nato e ha cominciato a parlare da bambino l'italiano letterario. Nessuno. E a un certo punto questo italiano letterario è stato fissato come canone, cioè come legge per scrivere, nel toscano del 300, e tutti gli scrittori hanno scritto questa lingua straniera. Manzoni addirittura ha voluto un interprete in casa sua, nella persona della sua domestica, che ha chiamato da Firenze per sentir parlare toscano, perché lui non parlava toscano, parlava lombardo, parlava il dialetto di Milano, e quindi ha dovuto assumere una domestica per scrivere I Promessi Sposi in italiano. E in quell'italiano si sente che ci sono certe espressioni che solo una domestica toscana poteva suggerirgli. La scè, la provvidenza. E quale lombardo avrebbe detto la scè, la provvidenza, no? E questo gliel'ha insegnato questa signora, e così via. E quindi la letteratura italiana è scritta per buona parte, fino alla fine dell'Ottocento, in non-native speaker. Così si chiamano in linguistica. Native speaker vuol dire nativo parlante, no? Questa è l'espressione linguistica, nativo parlante, cioè colui che ha imparato la lingua che parla o in cui scrive appena nato.